un attaccante, un laterale sinistro e probabilmente anche un centrocampista che possa rendere il 3-5-2 un po' più spregiudicato. Sono queste le priorità del Teramo in vacanza e con quasi un mese per preparare il ritorno in campo contro il Vicenza. Sui nomi di mercato si sta ancora lavorando, ovviamente Asta ha stilato la sua lista, ma come giusto che sia la società si muoverà in base alle proprie esigenze e alle uscite che faranno risparmiare qualcosa a livello di stipendi. La partenza più accreditata è quella di Diallo, che a sinistra non ha mai convinto il tecnico e potrebbe tornare a Pescara, che è proprietario del cartellino. Da quella parte si andrà alla ricerca di un giocatore dal profilo giovane, anche perché il nuovo corso biancorosso ha fatto capire che la linea sarà questa. Davanti invece le cose si fanno più complicate, perché Bacio Terracino a parte, che poi è l'unico di cui il Teramo certamente non vorrà privarsi, gli altri non hanno grandi offerte da altre formazioni. Ma per poter operare in entrata va fatto qualcosa in uscita e l'imperativo maggiore per il direttore sportivo Giorgio Repetto sarà quello di trovare il profilo che possa fare al caso di Asta e imbastire contemporaneamente una trattativa parallela per far uscire chi non ha più spazio in questo progetto. Il nome davanti è top secret, ma i buoni uffici dell'allenatore potrebbero portare a qualche giocatore in orbita Torino per accelerare il tutto. Discorso diverso invece quello che potrebbe riguardare il cosiddetto trequartista, o meglio, un centro campista con spiccate doti offensive in grado di piazzarsi tra le linee e trasformare il sistema attuale, a volte troppo piatto, in un 3-4-1-2. In uscita, oltre a Diallo, vanno monitorate invece le situazioni che riguardano Mattia Altobelli, che ha fatto capire di non gradire un'altra stagione da riserva, quella di Lorenzo Paolucci, praticamente mai impiegato finora, e quella di Manfredo Pietrantonio, tanto per rimanere a sinistra. Il laterale ha delle offerte, ma è disposto a giocarsi il ruolo nella seconda parte di stagione, a patto di partire alla pari con l'eventuale concorrente. Avere un altro terzino e un Varas ancora adattato in quella corsia lo renderebbe quasi terza scelta, e a quel punto la partenza sarebbe davvero inevitabile.